Oggi abbiamo ricambi Panda. Ricambi Panda recuperati. Ricambi Panda unboxing. Abbiamo della spazzatura, abbiamo un vecchio test Covid via. Abbiamo un pezzo di carta, una busta di cartone. E poi abbiamo delle bellissime viti della Panda. Abbiamo un paio di bocchette su cui devo fare un esperimento. Abbiamo il blocchetto dell'avviamento, il cilindretto di avviamento su cui devo fare un altro esperimento. Smontarlo è stato un inferno, un olocausto, perché aveva queste viti, maledette viti senza testa, maledette, che siano maledetti. E poi soprattutto le luci targa, che adesso andrò a pulire, e poi anche questo e questo sportellino interno cui vorrei cercare di ricostruire la guarnizione, però questa sembra buona. Va bene, lavaggio. Beh, queste sono venute abbastanza bene. Io non capisco se questa è rotta, che non sembrava rotta, e però invece è incrinata. Forse devo irrobustirla un attimo. Lampadine bruciate, sostituite. Direi che qua ci siamo. Adesso voglio provare a capire se riesco a smontare questo, perché il mio blocchetto accensione ha un falso contatto, e quindi voglio vedere se riesco da questo altro blocco accensione a smontarlo, e chissà. Parliamo del meccanismo di avviamento, dove si inserisce la chiave. A me hanno detto che bisogna cambiarlo tutto, perché praticamente ho un falso contatto elettrico. Ma è il momento di sintonizzare la radio su qualcos'altro, perché qua non si sente più niente. La radio farda, ok. Come dicevo, la mia Panda stenta a volte ad accendersi, perché basta toccare la chiave leggermente e si stacca il contatto elettrico. Questo è dovuto appunto ai contatti elettrici qua dentro. Per smontare questo coso bisogna battere su queste viti senza testa, perché le hanno fatte così per antifurto. Sono veramente dei bastardi senza anima, perché capirai cosa gliene frega a uno che ti ruba la macchina. Vabbè, comunque, io ho notato questa cosa perché ho cominciato a togliere questo connettore, ho detto questo è un connettore, vabbè, lo sfiliamo. Però dentro non c'è nulla di elettrico qui. Qui il contatto, vedi, gira, illuminiamo magari un più meglio, il contatto, non ci sono contatti, qua c'è solo la parte meccanica che poi fa girare cosa? Fa girare questo. E allora mi sono detto, wow, ma allora i contatti elettrici sono qua dentro. E allora ho aperto qua dentro e ho scoperto, appunto, se riesco ad aprirlo, perché prima era aperto e poi l'ho richiuso perché sono un cretino. Se io apro qua, adesso ho fatto anche un segno, ecco, ho appena perso il contatto che non dovevo perdere. Eccoli i contatti che si consumano perché strisciano. È questo che è caduto da qui. C'è una molla che lo tiene in posizione, e poi c'è anche questo, e questo coso ruota, come si suol dire. Qui abbiamo un altro contatto con una molla, sono 1, 2, 3. Questo sembra un po' consumato, quindi potrebbe essere questo quello che si consuma. 1, 2, 3, 4 e 5. Questo sembra, beh, insomma, questi li ho già puliti, per cui qui ho dato una pulita anche. Dov'è il segno? È qua, sono i due segni, sono qua, gli altri due segni sono qua. Quindi se io lo richiudo così, ecco fatto, ho il mio meccanismo che gira e seleziona
quello che deve selezionare. Potrei anche farmi lo schema dei contatti per capire qual è, quindi escluderlo del tutto. Però insomma la cosa interessante è che se io riesco a raggiungere questa parte smontando parte del cruscotto, io non ho bisogno di smontare tutto il blocco di accensione con la chiave eccetera, anche perché non ci sono riuscito, ma mi basta sfilare questo e esaminare come sono messi i contatti qua dentro e eventualmente cambiare solo questo pezzo o solo questo, ammesso che questo esista, ma questo forse non esista. Magneti Marelli. Non riesco a capire lo schema dei collegamenti qua, non riesco a trovare i contatti. Quindi non so, sinceramente non so. Vediamo se in una pagina dopo riesco a vederlo meglio. Ma mi sa di no. Ah, ecco. Qui mi dice int b, int a, sta e pos. Pos sarà luce di posizione, sta e start. Non capisco, 30, 15, 50 e 90, non capisco qua. R cavo rosso, AGLRB, sono codici colori che verificherò. E vabbè. Beh, alla fine niente, non ho recuperato lo schema guardando lo schema dallo schema dello schema, non ho ricostruito lo schema dello schema, ma molto più semplicemente ho scippato i cavi, li ho castrati dall'auto da cui ho recuperato il connettore e quindi mi ritrovo qui il codice dei colori. Abbiamo un rosso enorme che va alla batteria perché si trova qui, sale, va a questa morsettiera che distribuisce R, il rosso, e da questa va al fusibile e alla batteria. Okay. L'altro cavo rosso più piccolo invece va ai cosiddetti servizi, parte da qui, R, sale, va alla morsettiera 129, il quale va su al, immagino che sia il teleruttore del motorino di avviamento, e quindi questa è l'accensione. E quindi poi abbiamo questo AN azzurro nero, e questa è la morsettiera con tre contatti, questa qua, l'azzurro nero sale, va qui, e azzurro nero diventa C, che non mi ricordo che colore è. C potrebbe essere azzurro, non lo so, comunque va a diverse cose, va a fare cose, va a una morsettiera qui, va a questo oggetto qua che non mi ricordo cos'è, numero 20, basta guardare lo schema, che cosa dice in fondo nell'ultima pagina, che cos'è il 20, e non mi va di andarlo a vedere, mentre gli altri colori non so, perché qua mi dà un altro azzurro nero sull'altra morsettiera, ma io non ho nessun azzurro nero sull'altra morsettiera, a meno che non sia cieco, ma questo è un azzurro. Questo è un bianco e questo è un azzurro giallo. Vediamo se in altre parti dello schema riesco a trovare questo colore. Vediamo. Che si muovesse. Allora, ecco, no, qua ho AG, azzurro giallo. Ecco, qua ho un azzurro giallo. E infatti ho l'azzurro giallo, eccolo qua. Vediamo dove va. Azzurro giallo, dove vai? Azzurro giallo viene distribuito a questo pezzo che si chiama 9 e va agli indicatori. Azzurro giallo va qui all'indicatore, livello benzina, temperatura motore, non lo so, non ci vedo bene. E quindi, insomma, da questi colori potete capire la disposizione. Vedete, questo è un azzurro, questo è un azzurro rosso, questo è un bianco e questo è un azzurro giallo.
E poi ho scoperto questa meraviglia, queste bocchette di aerazione, immagino della Fiat Panda 30 o 45, la prima serie, da cui ho cercato, sto cercando di smontare questi per cambiare volendo queste spugnette, perché non chiudono molto bene, e nel farlo praticamente bisogna premere qui con un cacciavite in modo da fare scorrere questo in fuori, perché c'è una guida, e quindi poi è possibile rimuovere questo pezzo. Nel farlo fate attenzione nel premere col cacciavite, perché vi scappa la mano e vi fate un male boia, e poi partono le bestemmie, maledetto. Vi direte perché? Perché le ho scelte? Innanzitutto entrano perfettamente nella sede delle Panda nuove, e poi sono più larghe, passa più aria, quindi, e poi questo funziona da, come si dice, da, cioè ti direziona l'aria in alto, in basso, e sono fatte meglio secondo me. Ecco, credo che siano così, adesso non mi ricordo se, vabbè, comunque, e poi si capisce subito, verde, che qui passa l'aria, e quindi abbassi e si apre. Invece in quello originale non si capisce un cacchio con questo cerchietto azzurro, che nella mia testa significa aria, perché azzurro è l'aria. E invece no, è chiuso, ed è il cerchietto bordato di azzurro con il centro nero che significa che fa passare l'aria. È una stronzata. Piccola riparazione. C'era una crepa. È appena visibile, ma purtroppo non si può fare di meglio, però qua era rotto, e quindi attack, un po' di bicarbonato sulla parte posteriore, però adesso questo lo sistemo con, lo consolido con la bicomponente, perché è meglio. Uno lava e pulisce, perde mezz'ora con il sapone e gli spazzolini per pulire queste robe, si spacca le mani con l'acqua fredda per pulire tutto, si distrugge l'esistenza, poi il pezzo asciuga e dentro è uno schifo. Dopo aver strofinato per ore è comunque uno schifo. E allora che cosa può fare un povero disgraziato ai limiti della disperazione? Non può fare altro che prendere e sbattere i pezzi all'interno di una pulitrice a ultrasuoni e accenderla e maledire. Direi che ha funzionato. Sì, ha proprio funzionato. Il sistema di pulizia a ultrasuoni ha funzionato. Il liquido l'ho fatto io, è diciamo 40% sgrassatore dell'hard discount e il resto acqua. E devo dire che con una ventina di minuti ha veramente pulito i pezzi. Ora devo fare un'altra cosa. Ora voglio ricostruire questa guarnizione. Vaffanculo, il pezzo è caduto. E io devo bestemmiare come un turco. Come un turco. Come cazzo ha fatto a cadere? Dicevo, ho trovato questa specie di gommina che è leggermente più spessa, ma non tanto. Quindi conto di riuscire a ritagliare questa guarnizione. Ma vaffanculo. Cosa che proverò a fare immediatamente, se riesco a trovare il coltello giusto. È stato appositamente preso, perché questi ormai non tagliano più. Un unboxing al volo di un Exacto
Ottimo, direi. Bene, allora vediamo se riesco a intanto ad avere meno perdita possibile di questo prezioso materiale. Se riesco a farlo leggermente più grande, magari. Vediamo. Ecco, è uno schifo. Ma noi ci proviamo prima con la forbice. Lasciandolo leggermente più largo. Ora il problema è fare questo, e fare questo al centro, farlo bene, chissà se ci riesco col coltellino. Fanculo al nastro adesivo, fanculo. Allora, wow. Taglia con una facilità impressionante. La facilità con cui sto tagliando è pazzesca. Sarà merito della lama nuova, ma sarà merito anche della qualità di questo oggetto con cui mi stavo già, come avete visto, segando un dito. E voilà! Diciamo che come lo vedevo, è un filino più grande. A questo punto, giusto, a questo punto lo proverei. Questo è ancora un po' bagnato, ma io me ne sbatto. Entra bene, entra bene. Ecco, si è già rotto, perfetto, quindi non è elastico. E già abbiamo imparato una nuova bestemmia, come potete capire. L'idea è buona, però come vedete si è già spaccato, mi si è spaccato nelle mani e io bestemmio, bestemmio! Questo forse sono riuscito a farlo giusto. Vediamo se riusciamo a metterlo. A metterlo nel suo posto. E cioè qui. Wow, è venuto perfettamente pulito. Allora, vediamo un po'. Quindi questo adesso deve entrare nella sua sede qui. Ok. E possibilmente rimanerci. Perfetto. Poi. Thank you.
questo è un po' grande. Abbiamo fallito. Sì, troppo grande. Troppo largo, bisogna rifilarlo e temo che... temo che sarà troppo. Vediamo. Beh, oddio. Allora, io l'ho messo. È da rifilare qui. Wow, devo dire niente male. In realtà dovrei rifilare pure sotto, però adesso chi lo tiro fuori più questo? L'ho tirato fuori. Va bene, allora questi vanno veramente rifilati. Quindi questo sotto va rifilato. Così, questo un pochino e questo un pochino di più. Beh, insomma, si può fare. Come vedete si può fare. È un po'... certo, dovrebbe essere un po' più preciso perché come vedete passa un po' di luce. Però... riesco a... praticamente lo sposto. Sì, sto facendo dei buchini, ma sto cercando di chiudere bene, di estrarre un po'. Che dire, secondo me è meglio di questo. Questo era tutto aperto ai lati, era ristretto, questo qua è un po' più lungo. Va bene, vediamo se con il secondo riesco a fare di meglio. Vediamo. Ed ecco fatto anche il secondo. Qui tocca un po', ma va bene, perché anche l'originale ha delle tacche, come potete vedere, e toccava anche lui. Quindi è una gommina un po' più spessa, ma sti cazzi. A questo punto tocca solo a vedere come, se e come monterà nella Panda. Questi comunque li conserviamo per proseguire l'esperimento ultrasuoni. Io ho queste due bocchette che ho recuperato da una Panda, ovviamente, mai pulite, quindi sono ancora sporche, come potete vedere. E quindi io queste le prendo così come sono, le cafurdo, spruzzandomi ovviamente i vestiti, le cafurdo nella mitrice e la accendo.
e vedremo tra una ventina di minuti cosa sarà successo. E quindi io ho questa e voglio provare a mettere questa, perché non lo so, perché passa più aria e perché adesso ha le guarnizioni nuove. Queste praticamente sono andate, non chiudono più, sono secche. Non mi è mai piaciuto questo meccanismo, quindi ora ci provo. Beh, che dire, sarebbe perfetto, se non che purtroppo, cioè entra perfettamente, ma il comando di apertura è qua dietro e quindi non è proprio molto comodo. Però sapete che vi dico, siccome è facile da togliere perché si sfila facilmente, io me ne sbatto e glielo metto lo stesso e vediamo come va. Vi dirò che il risultato estetico mi piace molto, perché è decisamente meglio di questi cosi sporgenti grossi. Mi piace veramente molto. Peccato l'indicatore qui nascosto dal cruscotto qui, perché qua praticamente ci sarebbe stato il cruscotto della Panda 30 o 45 che potrei recuperare, ma sicuramente non è adattabile qua. Sarebbe molto bello però. Beh, ho decisamente fatto bene a cambiare, perché questo è veramente marcio, la guarnizione è secca completamente. E per finire, bestemmiando non poco, ho sostituito questo che mi si è spaccato nelle mani con questo, con guarnizione nuova ricostruita. Nello stesso modo, e direi che funziona perfettamente, non esce un filo d'aria. Perfetto. Queste maledette plastiche che si rompono sempre, maledette, maledette, maledetto chi ha progettato queste alette, maledette, si spaccano qui, si spaccano questi, questo si spacca, tutto si spacca, si spaccano le cazzo di alette di, fatte di merda. E allora mi sono inventato questo metodo, una goccina microscopica di attack. La goccina la dovete mettere esattamente qui, 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 tenendo questo così, lo tenete così, mettete la goccina di attack qui, ci poggiate questo sopra e poi lo spingete in posizione, e se siete fortunati non bloccate il meccanismo ma bloccate lui. E questo è un sistema che ho inventato, che ho trovato. Poi vabbè, si è rotto pure qua, ma posso solo bestemmiare. E dopo aver smontato il tascone, basta smontarlo da un lato e casca giù, mostrando questo meraviglioso insieme di collegamenti, è il momento di togliere il volante, se ci riusciamo, perché non sono sicuro di avere la chiave. Ora io non mi ricordo più se si fa leva da qua. Va bene, volevo andarci più delicato. Volante molto semplice, due molle, contatto qui e contatto qui, semplicissimo. Invece il volante più recente è di un complicato allucinante, con una placca con dentro della spugna. Io ho cambiato questo volante perché così posso leggere la temperatura. Invece il volante originale era più alto qui, era più grosso ed era anche più brutto. Ed ecco qua, ci siamo riusciti con una semplice chiave da 20 mm, perfetta, cinese. A questo punto io credo che basti questa vite,
per sfilare poi tutto questo pezzo. Credo che basti solo quella vite, adesso non ricordo, ma penso proprio di sì. Esatto, è bastato tirare con inaudita violenza, ovviamente spaccando la plancia dell'autoradio che era già stata incollata con la colla, col Bostik, vedo, e che dovrò prima o poi cambiare perché fa veramente vomitare. Dicevo, è bastato tirare ed eccola qua. Ecco fatto. Ora io ho scoperto una cosa, che vabbè, questo è il collegamento delle leve, ma questo è il coso che legge le cose, cioè questo è il lettore del code, della chiave, è lui. Questo anello è un'antenna pilotata da questo circuito che legge il codice della chiave di accensione. Bene, siamo messi bene, qua è anche bello pulito. Siamo messi bene, adesso io passo a sostituire principalmente il cilindretto, se ci riesco, perché il contatto è qua dietro. Eccolo qui, io devo sostituire questo coso rosso, quindi facendo leva qui e guarda caso qui dentro, dove non ci arrivo senza smontare il cruscotto, cosa che avrei volentieri evitato. Ottimo, nemmeno rimuovendo la parte anteriore del cruscotto riesco a raggiungere questa parte qui dentro dove devo inserire una punta per sganciare il blocchetto di accensione. Non il blocchetto, ma i contatti elettrici. Però ci proverò lo stesso, vediamo se riesco. Bene, incredibilmente ci sono riuscito. Come vedete ci sono queste due tacche. Ci sono delle linguette di plastica e vanno spinte all'interno in modo da poter sfilare il contatto elettrico. Ora io questo l'ho messo in posizione di blocca sterzo e questo anche. Quindi sono tutti e due... E metti a fuoco telecamera del cazzo! Sono tutti e due in blocca sterzo in modo che questa rotella sia nella posizione, spero, corretta. E quindi adesso io estraggo questo e vediamo un po', ed è identico, come potete vedere. E ora lo cambio e provo a vedere se funziona. Ok, funziona, ma siccome io ho smontato questo per revisionare i contatti, la posizione della rotella non è giusta. Però guardate cosa ho scoperto. Spero che si veda con la luce, perché posso girarlo a mano. Ecco, questa è la funzione blocca sterzo. Così è spento, così accendo il quadro e così accendo l'auto. Ovviamente non c'è la chiave vicina all'antenna qui, ma se metto la chiave qua, non prende, devo metterla proprio dentro. Ecco. Non prende più. Perché non prende più? Forse va proprio infilato. Vediamo. Ok. Bene, la mia auto non parte più. Molto interessante. Beh, ci deve essere un falso contatto perché a un certo punto sono riuscito. Accensione quadro. Sono stato... Perfetto. Ora se riesco a rimontarlo nel modo giusto, ho vinto. Ed ecco il trucco. Ho inserito la chiave con la posizione blocca sterzo e luci accese. Ho settato la stessa cosa a mano nel meccanismo, quello che ruotavo,
Dopodiché ho infilato il meccanismo, così che adesso sono nella posizione blocca sterzo, chiave disinserita, questo premuto, e diciamo le luci di posizione emergenza per quando uno deve lasciare l'auto. E ora sono perfettamente a posto, perché ora posso sganciare, posso accendere e avviare al volo. Vittoria, vittoria socialismo lui! Quindi ricordatevi, se la vostra chiave fa facilecca all'accensione, non si tratta di cambiare tutto il blocchetto con la serratura, ma semplicemente la parte del contatto elettrico che si può sfilare. È relativamente facile, devo dire, sì. Anche perché smontare questo coso è un inferno, perché come potete vedere le viti sono viti di sicurezza, che all'atto del montaggio avevano una testa quadrata. Dopodiché serrandole questa testa quadrata si spacca e non rimane nulla che possa svitarle, a meno di non fare, non so, un taglio con il flex, una tacca. È veramente complicato, conviene quasi quasi estrarre tutto il piantone dello sterzo e lavorarci sulla morsa. Però non serve, perché basta cambiare questo, che è la parte del contatto elettrico. Ora io l'ho preso usato da un'altra Panda e dopo apriamo questo per vedere com'era combinato dentro. Però voglio fare un altro esperimento. Con il blocchetto di recupero, da cui ho ricavato il contatto elettrico, io ho recuperato anche la chiave originale. Quindi questo è un blocchetto di recupero, assolutamente impossibile da smontare. Come dicevamo, questo è collegato qui, questo anello antenna che legge i dati dal chip RFID contenuto nella chiave. Però io ho recuperato anche questa scatoletta, quindi stavo pensando, chissà se la lettura del chip RFID è codificata qua dentro e basti semplicemente scambiare le scatolette per poter usare l'altra chiave, cosa che adesso proverò. Io penso di no, l'ho appena scambiata, questa è la chiave di recupero. Questa è l'originale della mia Panda, ma io temo che questa sia codificata nella centralina della Panda. Vediamo se si avvia. Ah, certo. Certo. La chiave è diversa, che coglione che sono. Sono veramente un coglione. Già. Non posso fare questa prova. Beh, però la posso fare se io smonto di nuovo qui, e quindi proviamo adesso ad accendere con la chiave di recupero. No, quindi no, quindi questo è solo un radiotrasmettitore probabilmente. Vediamo, adesso metto la sua chiave qui. Non legge più un cazzo però. Cosa succede? Falsi contatti? No, succede che sono un cretino, che non ho collegato questa. Quindi andiamola a collegare con una mano, questa qui e questa qui. Vediamo un po'. No. Rimettiamo, ah no, ma certo, devo usare questa chiave che è quella di recupero. Ma sono veramente un coglione.
e non funziona nemmeno. E mi sto scaricando la batteria. Va bene. E niente, come immaginavo non va. Ci vuole per forza la sua chiave. Ci vuole la sua centralina con la sua chiave, però con la codifica all'interno della centralina dell'auto. Quindi non basta sostituire questo. Questo credo sia un semplice ricetrasmettitore che poi comunica i dati della chiave alla centralina nel motore, eccetera, eccetera, eccetera. Ed ecco il contatto dentro. Questo è decisamente consumato, è più basso di questo qua. Ecco perché non faceva contatto e si vede chiaramente. È proprio consumato, letteralmente consumato. Quindi è lui il problema.